Belle donne, buongiorno, benvenute in questo nuovo Get Ready With Me semidemenziale, dove troverete i prodotti serial killer, il make-up per portare fuori il cane, un po' di skincare e un po' delle mie disavventure di questi ultimi giorni. Prima di iniziare voglio dare il bentornate alle mie iscritte di sempre e il benvenute alle nuove iscritte o a chi si trova qui per la prima volta. Se sei qui per la prima volta, fai un giro, dai un'occhiata a qualche mio video e non dimenticare di mettere like a quelli che ti piaceranno di più. Se vuoi puoi iscriverti al canale, mi farebbe molto piacere ed è semplicissimo, basta cliccare il tasto rosso iscriviti che trovi qui sotto. Se poi vuoi darmi anche un supporto concreto, puoi far conoscere il mio canale alle tue amiche. Dai che cominciamo! Allora, sopracciglia, Brow Divine di Nabla, colore Venus. È un colore molto chiaro, è il più chiaro di tutti, sarebbe da bionda. Ma io mi trovo bene con questo anche perché il sopracciglio un po' più chiaro dei capelli tende leggermente a ringiovanire, quello molto scuro indurisce e quindi andiamo di Venus. Io faccio sempre le sopracciglia sulla pelle pulita, asciutta, senza nessuna crema, prima di mettere qualunque skincare, perché con la pelle così un po' secca il disegno viene molto preciso. E dura molto più a lungo. Se la pelle è unta, la matita scivola e il tratto non è preciso. E quindi ho adottato questo stratagemma e devo dire che funziona davvero. La Brow Divine fa parte della mia collezione di prodotti serial killer, nel senso che ci sono dei prodotti che mi annoio io da sola, nel senso che li compro, li ricompro, li ricompro, cioè mi ci sono proprio affezionata. E come una serial killer ritorno sempre a comprare quelli perché mi piacciono talmente tanto che non ho neanche voglia di cambiarli. Però non va bene, ogni tanto bisognerebbe testare altre cose. Infatti oggi vi farò vedere anche qualcosa di nuovo e insomma mi sono impegnata a comprare qualcosa di nuovo uscendo dalla mia comfort zone, che è sempre un buon esercizio. Adesso che ho finito le sopracciglia, posso andare di contorno occhi e anche qui serial killer tutta la vita con l'Eye Care Cream di Martina Gebhardt, che è un prodotto che uso da anni. Mi piace tantissimo, è molto consistente, molto cremoso, molto grasso, molto nutriente, però per la palpebra non più giovane, diversamente giovane, come si dice adesso, è perfetto. Io lo compro sul sito di Ecoverde Bio ed è anche, secondo me, economico, nel senso ha un prezzo ottimo, costa 13 euro, il vasetto mi dura 2 mesi, quindi insomma, credo che sia veramente un rapporto qualità-prezzo irraggiungibile e lo metto. Io lo so che su YouTube tutti mettono il contorno occhi solo nella zona sotto. Ma io lo metto anche su tutta la palpebra, perché per me è importantissima questa cosa, cioè io ho la palpebra molto molto secca e soprattutto nella zona interna ci sono tante piccole rughine, anche perché purtroppo la tendenza è quella di crollare verso il basso. E con questo prodotto qua io vedo un miglioramento sensibile immediato, perché è molto elasticizzante. Riempie le rughettine, ammorbidisce, cioè proprio anche una questione di texture che è piacevolissima, gradevolissima. Insomma, io non potrei mai truccarmi passando direttamente al primer, ho bisogno assolutamente del contorno occhi anche su tutta la palpebra. Prendetela per quello che è, cioè per me è una cosa importantissima, fondamentale. E partiamo con la vitamina C. La mattina la mia skincare prevede la vitamina C, questa è di Venus, prodotto facilmente reperibile da Tigotà o a volte anche in Esselunga. Non è male, assolutamente non mi irrita, non mi dà fastidio, super ben tollerato, è un po' consistenza mista acqua gel e mi sto trovando bene. La metto solo al mattino perché la sera utilizzo il retinolo. E il retinolo con la vitamina C non va assolutamente d'accordo, quindi è meglio non fare pasticci che ho già fatto in passato. Mi sono ritrovata con la pelle un po' irritata e dagli errori bisogna sempre imparare.
Ecco, si assorbe molto facilmente. Se vi piacciono le consistenze gel, le consistenze un po' tipo bianco d'uovo, questa è un po' così. Però devo dire che il suo lavoro lo fa, non come un vecchio prodotto di Kiehl's, che credo che adesso non sia più in commercio. Se lo trovo ve lo metto da qualche parte, in schermo, di sotto. Era un prodotto alla vitamina C che funzionava di brutto. Ma l'ho cercato sul sito, non l'ho più trovato, non lo so. Se ho notizie ve lo dico. E dopo la vitamina C, obbligatorio lo ialuronico. Questo è il classico di The Ordinary, quello al 2%. Io lo uso da tantissimo, anche questo è un serial killer. Mi trovo molto molto bene. E anche questo è abbastanza colloso, gelatinoso. A me piace questa texture. E questo proprio dà l'idea di rassodare. Io so che la funzione dello ialuronico non è quella di rassodare, ma di idratare. Però a me dà anche questa sensazione, perché proprio si aggrappa alla pelle. È una cosa strana. Se lo avete provato, forse fa così anche secondo voi. Non lo so, scrivetemelo qua sotto. Ecco, qui, siccome è molto idratante, ce ne vuole un po' anche sul collo, collo importantissimo, mai dimenticare il collo. Ultimo step della skincare del mattino, la crema, questa è di Yves Rocher ed è il lifting vegetale che ho preso dalla mia amica Patty, la mia pusher di Yves Rocher, che vi linko qua sotto nell'info box. È una crema strana, mi piace perché è consistente ma anche leggera allo stesso tempo, è perfetta per l'inverno, la primavera e anche l'autunno. Non so se la mia pelle la regge bene anche d'estate, quasi senza profumo. E, insomma, è molto fresca, molto piacevole. Per quanto riguarda l'effetto lifting, io non mi sento di dire di aver visto i miracoli, però la pelle sta bene. Cioè, io la vedo riposata, la vedo insomma uniforme, cioè mi piace, ecco, la ricomprerei sicuramente. Adesso per l'estate cambierò skincare, andrò a variare i prodotti, ho già in mente tutta una routine, magari ve ne parlo in un prossimo video. Sarà una skincare diversa perché la voglio adattare al clima caldo, perché io col caldo, cioè, vado in tilt proprio, la mia faccia comincia a buttare fuori di tutto, non regge più niente, cioè è un po' problematica la cosa. Però questa io mi sento di consigliarvela perché secondo me è buona. È chiaro che i risultati si vedono nel tempo, non sono 5 giorni, 10 giorni di utilizzo che mi hanno detto che è una buona crema. Ci ho messo un po' di più, però la pelle la vedo bene. È una bellissima base trucco, appena si è assorbita dopo non si sente più, non unge, insomma, valido. Grazie Patti, perché io all'inizio ero un po', come dire, diffidente, no? Yves Rocher come skincare non l'avevo mai utilizzato, ho detto boh, stiamo a vedere, invece no, sono contenta. Manteniamo il ciappetto perché è venuto il momento del fondotinta. Non userò un primer viso, non voglio appesantire tutto quanto l'ambaradan, voglio stare abbastanza light, e anche perché il fondotinta che vado a utilizzare, secondo me, fa già anche da primer perché è molto levigante, cioè è eccezionale. Io ve l'ho già fatto vedere quando ho testato la mini taglia, mi sembra nel video della mini love di Natasha Denona, mi sembra, non sono sicura, comunque lo vado a cercare e ve lo metto qua sopra. Ed è il Futurist di Estée Lauder. Ho provato una mini taglia, mi è piaciuto tantissimo e sono andata a comprarlo. La mini taglia che avevo provato era in un colore troppo chiaro, per me era la 2N1 ed era un fantastico color muro in tonaco, che io credo non mi doni particolarmente, e allora sono andata a fare altre prove, eccetera. Alla fine, stranamente, ho trovato la tonalità giusta fra le warm, quindi ho preso la 1W2, mi sembra, sì, 1W2 Sand. Io pensavo fosse troppo caldo, invece poi provandolo sul viso ho visto che va bene, quindi in realtà forse io sono, come dire, una specie di neutro caldo, non lo so, secondo me cambia anche molto a seconda delle marche e dei prodotti. Comunque questo è fantastico. Allora, due pompette, pennellone di Mesauda, pucciamo
E partiamo. Allora, mentre metto il fondotinta, ecco, adesso sembra chiaro, ma poi si sistema e diventa del mio colore giusto. Allora, mentre metto il fondotinta, vi volevo raccontare la mia ultima disavventura, giustamente, perché a me me ne succede una al giorno. Allora, venerdì scorso mi è arrivata una notifica sul cellulare di un movimento in uscita. Io ho detto, boh, non ho comprato niente. Cosa sarà? Potrebbe essere una commissione, a volte le commissioni arrivano un po' dopo. E allora vado a vedere sulla mia banca online e mi appare questa scritta: Coffee Shop Barcellona 12,90 euro. Ho pensato, ma sarà una box, sarà un delivery? Perché coffee shop, magari sai, adesso tutti i bar fanno il delivery, fanno le box con la colazione. Magari ho comprato, ho fatto venire a casa qualcosa da mangiare, visto la mia grande attitudine a cucinare, che è pari a zero, anzi sotto zero. Poi ci ho pensato, ho detto aspetta bene, ho digitato Coffee Shop Barcellona, Coffee Box Barcellona su Google e mi è venuta giù una sfilza di roba, è una truffa di qualcuno che riesce a entrare nei conti correnti online. Della gente e prende piccole cifre, una qua di 20 là, 35 di là, 39 di sopra, 41 di sotto, 12 e così a fine giornata si è fatto lo stipendio. Capito il furbone? Poi sarà un pool, sarà un team di furboni. Insomma, morale della favola: bloccato tutto e sabato mattina di corsa a fare la denuncia dai carabinieri. Quindi. State back court, ve l'ho detto anche su Instagram, se non mi seguite su Instagram vi lascio qui il contatto. Questi qua passano a volte inosservati, proprio perché gli ammanchi sono piccoli, però è chiaro che bisogna chiudere tutto subito, perché se domattina si svegliano e dicono ma andiamo a prendergliene degli altri, svuotiamo tutto, cioè anche no. Allora, questo fondotinta secondo me è eccezionale, è sottilissimo, sottilissimo, levigante, copre i pori e guardate anche l'occhiaia, cioè copre anche le occhiaie, non lo so che cos'è che ci ha messo dentro, è una stregoneria questa, ma è una stregoneria che mi piace. Io ve lo consiglio, da Sephora vi fanno le mini size, i barattolini, i pottini, come si chiamano. Per poter provare a casa con calma, fatelo, provatelo perché secondo me ne vale veramente la pena, cioè è incredibile, veramente incredibile. Non ho mai visto un fondotinta così. Io prima usavo quello di Clarins, dov'è qua? Che è finito, sta proprio dando gli ultimi. È ottimo, è meraviglioso, però è più spesso, è più pesante, è forse più adatto ai mesi invernali più freddi, dicembre, gennaio, fa proprio barriera. Questo qua io l'ho preso anche proprio in previsione della primavera, estate no, d'estate il fondotinta, I'm sorry, ma non ce n'è perché lo butto fuori, tanto non lo tengo. È meraviglioso, io non ho altre parole per definirlo, secondo me è veramente uno step sopra a tutti quelli che ho provato fino adesso. Altro prodotto nuovo che ho comprato sempre da Ecoverde Bio quando ho preso il contorno occhi l'ultima volta è questo correttore di Puro Bio ed è un correttore color pesca, è in variante unica, cioè non esiste la gamma colori, è a matitone e era un po' che mi incuriosiva, ho detto tentiamo. È molto simile al colore della mia pelle, provandolo qui sulle vene della mano mi sembra che copra abbastanza. Andiamo a vedere, perché non l'ho ancora usato sugli occhi, cosa succede nella zona blu, che comunque è già abbastanza coperta dal fondotinta. Io ho la zona blu quasi come tutti qui, nell'angolino, che poi sono ombre, c'è un po' di blu perché comunque, vabbè, quello c'è, però ci sono anche molte ombre qui che tendono a evidenziare la zona scura e poi lo metto proprio qui sopra l'occhiaia, nella zona più scura di tutte. Allora vi dico subito che è molto denso, direi quasi duro e quindi va lavorato con le dita. Assolutamente bisogna scaldarlo perché sennò si rischia l'effetto
grumo, l'effetto che si vede che c'è qualcos'altro, invece bisogna che si fonda con la pelle e col fondotinta che c'è sotto. Non è male, però io non riesco a vedere grandi differenze. Diciamo che con questo fondotinta qua il lavoro l'ha già fatto il fondotinta, quindi lui va a perfezionare e mi sta benissimo. Però credo che bisognerà, per vedere bene come funziona, come lavora, credo che bisognerà provarlo da solo, quindi senza il fondotinta sotto, perché questo fondotinta qua, cioè, batte tutti prima ancora di aver iniziato la gara. Evidenzio l'arcata sopraccigliare con un correttore molto chiaro, questo è di Vrochet, l'avevo comprato pensando che fosse un correttore giusto per le mie occhiaie, ma è troppo chiaro, me le fa diventare grigie, e quindi lo uso qui sotto l'arcata sopraccigliare per andare a definire il disegno. Questa è un'operazione che io faccio. Non è che sto vedendo bene quello che faccio. Questa è un'operazione che io faccio non sempre, chiaramente, ma solo quando so di volermi truccare bene in maniera completa. Allora vado a definire. L'effetto è molto bello perché le sopracciglia risultano proprio tutte belle, definite, allungate, però non lo faccio tutti i giorni, ecco, perché sennò c'è troppo tempo, troppo sbattimento. Oggi qui con voi lo faccio. E poi, intanto che lavoro qua, vi volevo raccontare anche un'altra roba che mi è successa domenica, poco prima di alzarmi. Era tipo le 7:30 del mattino, le 8, ma neanche, no, no, erano proprio tipo le 7, 7:30, che la domenica uno magari vorrebbe anche ronfare. E niente, è successo che ho iniziato a sentire dei gran elicotteri, elicotteri dappertutto. Ho detto: Madonna mia, cosa c'è? Cioè, già siamo in zona rossa, già le cose vanno come vanno, insomma, non è che siamo tanto felici, non è che stiamo vivendo delle situazioni proprio da dire che siano meravigliose. Cosa succede? Fatto. Allora, sopra al correttore chiaro vado a mettere naturalmente un polvere color panna opaco per fissare il tutto, e la prendo dalla palette I Letterati Classici delle Richioba, che ha questo color burro fantastico, super pigmentato, il color burro più pigmentato che io abbia mai visto, guardate qua. E quindi insomma vado a evidenziare le sopracciglia. Allora, dicevo, tutti sti elicotteri alle 7:30 di domenica mattina, e io guardo mio marito e dico: beh, è scoppiata anche la guerra, non ci basta più tutto quello che stiamo passando. Lui fa: ma te non sai mai niente? Dico: no, io non so niente, io nulla vidi, nulla sentì. Allora mi ha detto: guarda che qui nel parco di fianco, a 300, 400, 500 metri da casa nostra, hanno trovato non una, bensì quattro bombe rimaste lì dalla Seconda Guerra Mondiale. E le hanno trovate perché stanno scavando per una strada nuova che devono costruire, se no non se ne accorgevano neanche. Dico: ah, che bello, quattro bombe, così proprio quasi sotto il culo, praticamente ci dormiamo sopra. Allora, adesso prendo questo matitone di Nabla che si chiama Cupid's Arrow. Devo avervelo fatto già vedere in qualche video, non mi ricordo, comunque se non ve lo ricordate, è il Cupid's Arrow nella tonalità melanzana, che poi si chiama Boh, vatte la pesca. Vabbè, comunque sono quattro: uno beige, uno marrone, uno melanzana e uno nero. Io ho il melanzana e il nero, è fantastico, coprentissimo, opacissimo, e va bene sia sulla palpebra che nella rima interna, che insomma ci potete fare un po' quello che vi pare. Vi faccio vedere lo swatch perché è meraviglioso. E niente, vado a colorare la palpebra mobile, poi sfumo il tutto e poi andrò a metterci sopra un colore luminoso. Basta, perché voglio un trucco semplice, non devo andare, devo uscire i cani, cioè io mi sto truccando per portare fuori i cani, perché questa è l'occasione mondana di oggi, non ho altre chance di poter sfoggiare il mio trucco. Fortunatamente mi piace truccarmi a prescindere dalle occasioni, perché per me è proprio un momento di coccola, è un momento così di relax mio personale, per cui chi se ne frega, andiamo e facciamo. Allora, vado a riempire, no, riempire no, però vado a disegnare un po' di angolo esterno e a fare il bordo delle ciglia. Vedete
Vedete che è super mega pigmentato, ma non spaventatevi perché poi io lo andrò a sfumare. L'importante è disegnare bene l'angolo esterno e l'inizio della piega, perché è lì che voglio che il colore sia più evidente e poi naturalmente il bordo delle ciglia. Sembro bel fagor, comunque va bene, adesso andiamo a sfumare. Allora, vi dicevo, le bombe. Abbiamo quattro bombe qui di fianco, no, adesso in realtà non le abbiamo più perché domenica mattina appunto sono arrivati l'esercito, i pompieri, la milizia, tutto il mondo. C'era proprio l'accampamento con le tende militari, e le hanno isolate, le hanno messe non so se su degli elicotteri, se su dei mezzi speciali e le hanno portate a Pianoro, che è un'altra ridente località della cintura bolognese nella zona sud verso Firenze, e là credo siano state brillate, insomma, le hanno messe in sicurezza. E niente, io non spiego niente. E fra l'altro, in quella zona lì c'è un vivaio dove mi è capitato spesso di andare a prendere cose per il giardino. Insomma, poi lì c'hanno anche, sai, quei vivai che hanno anche il villaggio di Natale con tutti gli alberini, le decorazioni. Quindi ci si va anche, insomma, in inverno ci si va anche per vedere tutte queste cose. Niente, noi ci camminavamo sopra. E poi c'è un parco dove spesso portiamo i cani a passeggiare, non solo noi, ma tutto il vicinato. Ma vabbè, niente, così. Qua ne viene sempre fuori una. Però di solito, appunto, ne viene fuori una. Sto giro quattro. Ne metto un pochino anche nella palpebra inferiore, ma solo fino a metà perché è molto pigmentone. Allora non voglio che, cioè non vorrei fare Belfagor, il fantasma del Louvre. Chi se lo ricorda? Bisogna essere vecchi come me per ricordarsi di Belfagor, però era bellissimo. Io avevo una paura da bambina. Madonna, mi ricordo mia mamma diceva, ma cosa lo guardi a fare se poi hai paura? Però si sa, no? Che da bambini e poi anche da adulti si è affascinati da queste cose anche se poi di notte non si dorme e vabbè. Allora, ho già fatto anche l'altro occhio, come vedete da sfumato è bellissimo, diventa un po' meno viola, è un po' più fucsia, però secondo me è un colore fantastico. Sta bene a tutte, ma se avete gli occhi azzurri o verdi, ciao, ve li fa venire fuori come due fanaloni e quindi se avete quegli occhi lì, questo è il vostro colore. Allora, per andarlo a fissare, perché pur essendo cremoso non va nelle pieghe, io l'ho usato già tante volte, non ci va, non so come fa, ma lui non ci va. Però io lo fisso nella piega dell'occhio, dove magari, non so, fra 5-6 ore si potrebbe muovere un po'. E lo fisso con questo colorino qua della Mini Love di Natasha Denona, che è il lilla opaco che si chiama Ciao, perché io non vedo assolutamente nulla, ve lo scrivo. Quindi vado a fissare con un pennello da sfumatura pulito ed è sempre quello di Neve Cosmetics che ho comprato tempo fa e che mi piace veramente tantissimo. È morbidissimo, ha le setole né troppo aperte né troppo chiuse, quindi proprio perfetto per la piega dell'occhio. Allè, abbiamo fissato, adesso bisogna scegliere un colore chiaro e anche magari un po' luminoso, visto che qui è tutto opaco, da mettere al centro della palpebra per creare un punto luce che evidenzi, allarghi, ingrandisca un po' l'occhio. Lo vado a prendere dalla Glam di Natasha Denona, perché ultimamente direi che abbiamo una leggera ossessione con Natasha Denona. E che dire, cioè, secondo me questa palette qua è la fine del mondo. E ci ho guardato anche un po' prima, il colore che scelgo è questo, si chiama Center Eyelid ed è questo qui che è un dorato chiaro, un platino. La mia amica Lidia lo chiamerebbe un doratino. Lei quando vede questi colori qua le scatta la creatività e comincia a chiamarli doratino, azzurrino, vabbè, niente, lasciamo stare. Mettiamo al centro della palpebra, sempre facendo tap tap. Mai tirare, io vedo delle robe su YouTube, cioè gente che dà delle grandi, io non ce la potrei fare con tutte le rughettine che ho qua nella palpebra. Se faccio una roba così sembro Matusalemme, potrei diventare qualcosa di molto simile. Allora lo lavoro un po' con le dita perché così appunto il calore
lo aiuta a fondersi bene. Però ecco, la cosa eccezionale secondo me degli ombretti di Natasha Denona è che dopo un po' che li avete sulla pelle, non so, un minuto, 30 secondi, insomma un pochino, loro cominciano proprio ad adattarsi e è come se si sfumassero un po' da soli, cioè sono incredibili, a volte basta proprio appoggiarli, aspettare un po' e dopo un minutino si vede che sono, che si sono assestati, non saprei come dire, comunque la qualità è stratosferica. Direi che va bene. Adesso vado a fare il solito punto luce nell'angolo interno, che io adoro, è una roba che mi piace un sacco, e vado a prendere un altro colore sempre della Glam, che è questo qua, e anche questo si chiama Inner Corner, tanto per essere chiari e sapere sempre cosa andiamo a usare e dove va messo. Quindi lo mettiamo qua. Poco, perché io purtroppo ho la mano pesante con questa zona qua, mi piace un sacco, quindi mi capita spesso di esagerare e di mettere troppo prodotto. Devo ricordarmi di metterne meno. Basta, basta, fermatemi, fermatemi. E l'ultimissima cosa che faccio, vado a dare appena un po' di definizione al bordo delle ciglia angolo esterno, giusto per insomma fare un attimo, mettere un attimo in evidenza la forma, allungare un po'. Uso questo pennellino qua di MAC, che è il 228, è un pennello eccezionale, è piatto con la punta arrotondata ed è di una precisione assurda, cioè disegna come una matita, come un eyeliner. Ciao. Prendo il colore più scuro della Glam, che è questo qua, ed è, non è nero, è un marrone scuro, e vado semplicemente qui a definire un po' il bordo e ad allungare un po' verso l'esterno. No effetto eyeliner, no rigoni, no cose strane, solo un po' di ombra che dia definizione. Ne porto un po' anche sotto, sempre nella zona esterna, così provo ad allungare un po' l'occhio. Io ho questa mania degli occhi allungati, a me piacciono gli occhi orientali, insomma, ci sto a provare. In realtà ho gli occhi molto tondi, quindi è anche una cosa correttiva, diciamo, che riproporziona un po', però è proprio mi piacciono. Fatto anche l'altro occhio, ho pulito sotto con un po' di fondotinta perché quel colore scuro lì tende un po' a cadere. Direi che adesso possiamo piegare le ciglia e passare a un mascara nuovo. Il mascara nuovo è lo Sky High di Maybelline. Se ne parla parecchio in giro per il web, io sono una serial killer anche col mascara perché da anni ormai utilizzo il Better Than Sex Waterproof e la mia impressione è che nessun mascara mi possa aiutare come mi aiuta quello a tenere le ciglia in su, perché le mie vanno in giù come le tegole di un tetto. Però ho detto dai, basta, sempre il solito mascara, prova qualcos'altro. Allora, questo viene reclamizzato proprio perché ha, oddio, mettiamoci qua che c'è il fondo chiaro, che ha lo scovolino iper mega flessibile e questo dovrebbe aiutare l'applicazione. Io non lo so perché lo uso adesso con voi per la prima volta. Vi dico solo che lo scovolino è leggermente conico, quindi è appena un pochino più sottile in punta, è in silicone, è abbastanza piccolino e la consistenza del mascara è molto liquida, quindi stiamo a vedere. Per il momento mi sembra che sia poco volumizzante perché non si vede quasi niente, le pettina, le separa, che è una cosa importante, sicuramente molto importante, però non è come il Better Than Sex Waterproof. Io lo so che a lui non lo batte nessuno. Allora, niente di che. Sì, le ciglia si vedono, sono separate, sono più scure, però non volumizza. Per il momento le ha un po' sollevate, ma non come il Better Than Sex, quindi non lo boccio, anche perché è la prima volta che lo uso, adesso lo userò ancora, vediamo un attimo di fargli fare il giusto rodaggio. Ci abbiamo provato.
Contouring leggerissimo, vado a riesumare una vecchia palette che adoro ed è la Shade Light di Kat Von D, che ha un vistoso cratere in questa nuance qui, che è la più chiara ma anche la più fredda, quindi poca roba, perché voglio dare, diciamo, la parte prioritaria. Tira su sti capelli, certi vizi sono duri a morire. Allora, voglio dare l'importanza maggiore al blush che vado a farvi vedere subito dopo. E siamo arrivati al pezzo forte della giornata. Eccola qua, lei è la Love Cheek Duo di Natasha Denona. Ha questo coperchio con tutte le stelline, un po' tipo omino di neve, che si muovono, super luminose. Nel packaging che già conosciamo della collezione di San Valentino, quindi questo rosso ciliegia intenso e super lucido, bellissimo. Quando ho comprato la palettina occhi e rossetto, lei era già finita, quindi sono andata a cercarla su tutto il globo terracqueo. L'ho trovata da un sito americano che ci ha messo un mese, però è arrivata. Non ho pagato dogana, non ho avuto nessun problema. Il sito si chiama Beautylish, vi lascio qui sotto il link. È un sito molto bello, c'è un sacco di roba interessantissima, e quindi, insomma, se avete pazienza e non trovate le cose qua, potete andare lì, perché è un sito sicuro e tranquillo. Allora, lei è questa. Il blush è un blush in crema, mentre invece l'illuminante è in polvere. Questo blush in crema qua io prima l'ho swatchato perché non potevo assolutamente resistere. Parte in crema, quando lo mettete sulla pelle diventa polvere, quindi è un cream to powder e ha una consistenza meravigliosa, proprio super soffice, ed è una tonalità di rosa fucsia, quel bel rosa acceso che va dosato bene, perché sennò fate le guanciottine di Heidi, e a me non mi piace. Comunque, niente, io preferisco applicarlo con la spugna umida, e ci metto un po' di acqua di repole, acqua termale, si prende in erboristeria, boh, non lo so, mi sembra di averla vista anche questa all'Esse Lunga. Oggi sono molto drugstore oriented, e vabbè. Allora, ne prendo un po' da qua, pianino, che se no fai Heidi, e alla tua età non è il caso. Allora, vi consiglio di prelevarlo girando la spugna in questo modo, non so se riuscite a vedere, io la giro. Ecco, già troppo. Allora, in sostanza, se appoggiamo e applichiamo ne viene su pochissimo, se giriamo e applichiamo ne viene su un quantitativo industriale, quindi bisogna andare pianino e cercare di mediare tra queste due opzioni. Allora, a me piace metterlo sfumandolo verso l'alto, un po' a cavallo del contouring, perché così fa un po' di effetto lifting di cui abbiamo tanto bisogno. E niente, è proprio il blush della primavera, è fresco, dà proprio quest'idea, non so, di fragola, di fiori. È bello, bellissimo, sta molto bene, molto in armonia con i colori, appunto, della palettina, della Love, della Mini Love, ma direi che sta bene un po' con tutto, ecco. Secondo me qui ci va un contouring un pelo più caldo, proprio per fare il contrasto, però direi che, insomma, io adesso non vado a cambiare niente, perché mi piace già abbastanza così com'è. E siamo arrivati alla fine, niente di nuovo qui su questo fronte. Abbiamo il Melted Matte di Too Faced nel colore Sell Out, che è un nude un po' caldo, un po' beige, proprio per non andare a caricare ulteriormente di rosa. Questo io lo uso da una vita, l'ho già finito e ricomprato, secondo me è stupendo, vale la pena di avercelo, perché è proprio il nude perfetto se si lasciasse mettere a fuoco. Ecco, all'inizio è molto liquido, poi si asciuga, è molto opaco, quindi in genere io lo vado un attimo a illuminare, a ammorbidire con un po' di gloss al centro delle labbra, ma vediamo. Ecco
Eccolo qua, è bellissimo anche così, però se voglio aggiungere un tocco di luce ci vado a mettere sopra una goccia di gloss e questo è il Love Bomb di Fenty Beauty che va sempre bene, ma proprio giusto al centro anche per idratare un po' perché questi rossetti liquidi qua si sa che seccano. Basta. Bene, questo è il risultato finale, direi che sono pronta per portare fuori i cani e per presentarvi, come alla fine di ogni video ormai da un po' di tempo a questa parte, l'intappo del giorno. Per l'intappo del giorno di oggi abbiamo questo pull di Zara giallo canarino realizzato in filato di misto viscosa con manica raglan e cutout chiusi da bottoncini. Belle donne, grazie per essere state con me. Vi lascio come sempre il link per iscrivervi e il link alla playlist guide shopping. E vi aspetto naturalmente al prossimo video, sempre qui sul canale.